ragazzi, come va? Io sono Ferenica. E io sono Steph. E questo è Gigi Crema Slime Ranger con la nuova patch. Finalmente, l'abbiamo aspettata per tantissimo tempo e siamo qui. A saltellare con i gattini rosa. Ciao. Hanno aggiunto una nuova zona e degli nuovi slime. Esattamente, per di più ne hanno modificato alcuni, come ad esempio quello d'acqua. Guardate, adesso è diventato un puddle slime. Ragazzi, toglietevi un attimino, scusami. Guardate che carini che sono diventati gli slime acquatici. È fantastico, questo gioco mette sempre allegria. Entri e sei già allegro. Esatto, cioè proprio se sei triste tu entri qua e sei col sorrisone, perché sto gioco è fantastico. In ogni caso, non perdiamo tempo, subito nuova zona. Okay. Abbiamo trovato un nuovo slime ciccione da sfamare che secondo noi non c'era, cioè credo, magari non l'abbiamo mai notato. Visto. E siccome per accedere alla nuova zona ci vuole una slime key, pensiamo che ce la possa dare questo bellissimo. Oh, slime gigante, cioè guardatelo ragazzi, guardate com'è carino. Ha pure i fiorellini intorno perché... I fiorellini non c'erano comunque, li hanno aggiunti, sono fantastici, sono troppo carini. Iniziamo, sei carino. Se non ti bastano 61 di frutta, dato che mangia solo frutta, t'ammazzo seduta stante. Io spero basti, no? Allora, non siamo sicuri di quanti ce ne vogliono. Iniziamo, guarda le stelline, gli arcobalencini, è contentissimo. Sempre arcobalencini sono per te, non arcobaleni. Perché no? Sono arcobaleni carini, in questo gioco è tutto carino, quindi arcobalencini. E guarda le stelline che fa di felicità. Dai, perché tu lo stai sfamando. Ne mancano, allora, ne abbiamo... Ci fai i cuoricini. 9, guarda, sta per 8, esplodere. 7, 6, guardalo. 5, 4, 3, 2, ti prego, 1. Giustissimi. Ok, la chiave, c'è. La chiave, perfetto. Venite con me, amori miei. Siete troppo bellini. Li prendiamo uguali anche se siamo già pieni. Spacca le scatole. Okay. Ok. Niente di interessante. Aspetta, c'era il frutto, lo vedi? Non ce l'abbiamo noi questo frutto. La barbabietola. Sì. Vero, non l'avevamo mai trovata la barbabietola. Okay. Questa la piantiamo. Ok, ok. Che si chiama Heartbeat, cioè battito di cuore anziché barbabietola. Esatto. Comunque, abbiamo la nostra chiave. Perfetto, dobbiamo andare subito ad aprire la nuova zona. Corri! Siamo felicissimi. Eccola lì. Se vi ricordate, c'era il cartello lavori in corso, cioè che faceva intendere che era una zona esatto. In costruzione. È finalmente aperta. Dai, che non vedo l'ora di trovare nuovi slime. C'è sempre un cartello di pericolo. Ormai siamo abituati. Sì, ormai non ci spaventa nulla. Ok, il buio un po' mi fa paura. No. Corri. Guarda i brillantini. Che oh bellino. Oh mio Dio. Luce, finalmente. Ok. Che almeno non è un'altra zona al buio. Eccoci qua. Quindi chiave, usa. Sì. Guarda come si apre. Non hai neanche aspettato che si apre. C'è fretta. Guarda i cristalli. È fighissimo. No? Ma belli, guarda come li hanno migliorato un sacco graficamente. Comunque, guarda. Hanno fatto un gran lavoro. Guarda il riflesso che c'è nei cristalli. È in base una a come ti muovi. È una figata. Ok, avanziamo, dato che gli cristalli saranno di cristallo. Esagerata. Voglio uno slime. Le carote sono normali, giusto? Le carote sono carote. Ok, va bene. Questi li conosciamo già. Fateci vedere qualcosa di nuovo. Ma da qui non esci? Non siamo arrivati da qui. Mi sta confondendo anche io. No, siamo arrivati da qui. No, vedi? C'è un altro slime gigante. Ciao. Che vuole questo da mangiare? Veggy, abbiamo solo 30 carote. 30 carotine, non ci basteranno mai. È una zona un po' al buio, un po' alla luce. E in effetti è in montagna, quindi sicuramente ha senso. Oh mio Dio. Che poi c'è anche un passaggio lì sotto, vedi? Dov'è? Giù. Mi sa che ho visto tipo un buco. Sì, un'altra stradina. Qua ci sono solo funghi, ancora non si possono prendere, vero? Fammi vedere. Tu rimani qua. No, okay. Quello lascialo lì, non ci interessa. Questa è un'altra zona. Ma ci sono le terme. Oh mio Dio. Restiamo qua. Guarda i puddle slime. Ce ne prendiamo altri. Sì, ne prendiamo altri. Guardali che carini. Ciao, bellissimi. Sono troppo bellini come li hanno migliorati. Sono troppo carini. Ok. Quanto è grande? È enorme. Cioè stiamo andando avanti da un sacco. Hanno fatto davvero una bella patch, perché è gigante la nuova zona. Ci hanno messo una vita a farla, ma almeno ne è valsa la pena, dai, diciamolo. Almeno hanno lavorato bene, scusa. Hanno messo anche i fiori. Eccoli. E come ci arriviamo? Dobbiamo volare. No, non ci arriveremo mai. Devi credere. Ma è una cattiveria questa, se non avessimo il jetpack come faremmo? Peter Pan. Pronta? No, non ce la faremo mai, cadiamo in acqua. Oh, ti prego. Ok.
Che carino. Dobbiamo rinunciare. Ma le vedi che hanno proprio una. Mangiate. Ma leva anche quelli di miele. Cioè ce li abbiamo no, già. No, per... pieni. Fin quando ci saranno solo questi, ce li teniamo quelli di miele perché sono i miei preferiti. Sono troppo carini. Venite. Ok. Red slime. Ne abbiamo uno. Allora, ok, dobbiamo. Aia. Ma hai visto che hanno una sorta di aura radioattiva attorno? Sì, se ci stai dentro, vedi? Iniziano le radiazioni. Oh mio Dio. No, guarda quelli rossi radioattivi. E che mangiano, scusami? Punta lì, che mangiano? Punta il cursore su di loro. Verdura. Vedi, ok, ok. Oh mio Dio, sono carinissimi. Venite. Sono carinissimi. Aia. Ma è un campo minato. Sì, tra quelli che esplodono le radiazioni, guarda, davvero è terribile. Guarda, si salvi chi può. Prendili il più possibile. Dobbiamo fare il recinto anche di Red Slime. Sono carinissimi. Chissà cosa succede quando arriviamo a 100. Moriamo subito oppure iniziamo a prendere danno? Altre cose. Un passaggio un altro ciccione. Ciao bellissimo. Chissà quindi, che cosa ti daranno questi. Chissà cosa ci daranno. Due ciccioni in più ci sono. Uno nella caverna e uno qua. Cerchiamo di ricordarceli. Perché secondo me servono a qualcosa. Non vorrei dire, ma qualcosa serviranno per forza. Ciao cattivone. È notte, quindi siamo in una zona abbastanza, cattiva. Si continua, si continua. È pieno di cose, cioè non finisce più. Occhio a non cadere di sotto. Si muove. Aiuto. Dovevamo prenderci un po' d'acqua. Almeno l'acqua li distrugge, no? Guarda questi, esplodono i radioattivi. Peggio di così. Più cattiveria di così. Abbiamo un problema. Ecco. Siamo morti. Non avevo più modo di saltare. Morti. Questo è perché abbiamo rischiato troppo. No. Abbiamo perso tutto. Certo che abbiamo perso tutto. Abbiamo perso tutto. No, io non ci credo. Sono un po' turbato. Tristissima. Però non perdiamoci perché guarda come hanno migliorato tutto. È pieno di cose. Magari dovremmo pensare a potenziarci. Brava. Noi stessi e tornare quando siamo un po' più cattivi. Quindi sai che cosa facciamo adesso? Sì. Raccogliamo tutte le gemmine degli slime. Esatto. Gli sfamiamo perché così poi ce ne daranno altre. Esatto. E cerchiamo di tornare nella zona quando siamo meglio equipaggiati. Esatto. Magari iniziamo a comprare ora qualche equipaggiamento. Pensavamo di fare soltanto un video su Slime Rancher. Dato che comunque pensavamo che la pace fosse ok, carina, ma da far vedere e basta. Invece c'è parecchia roba, quindi io direi che dividiamo almeno esatto. In due episodi, se non tre, e ce la gestiamo bene. Quindi ci prepariamo un po', ci scortiamo un po'. Comunque anche perché guardate. Guardate. Ne ci mancano sono due tipi di slime che ancora non abbiamo trovato. Già. Quindi ci saranno anche sicuramente nuovi tipi di risorse. Già. Immaginavo. Guarda, tre tipi, quattro, cinque. Cinque tipi di cibo diverso. E qua. Però forse c'è qualcosa di nuovo, non lo so. Ciao. Guarda che carini. Avete fame? No, non avevano fame, tranquillo, non avevano fame. Quante? Io non ci credo. Guarda quanti soldi. Stiamo scherzando? Li abbiamo lasciati qui da un sacco di... Hanno ancora fame, devi continuare a nutrirli. Ma non me ne frega nulla, tanto cioè siamo Ma ricchi. Ma smettila, dai, devi dargli da mangiare. Cosa me ne frega, scusami. Siamo ricchi, cioè 30 e 30, dobbiamo fare tipo tre viaggi solo per questi, capito? Facile, facile. Poi dove avevamo il coso? Dai rosa? Qui, guarda. Ok, 45, pochi, no? Quindi adesso andiamo a consegnare. A quanto arriviamo? Non è la più pallida idea, non so neanche se il valore è Io cambiato. Io mi gioco 3500. Tu? Non so Dai, il valore. Dai, così alla cieca, facciamo le scommessine. 2005. Si è andata bassa. Esatto. E vola un po' in alto. Sì, Peter Pan. No, guarda il valore di quello d'oro, quanto è diventato. Mi sa che hai azzeccato tu. Vediamo. E se tu che esageri un pochettino. Speravo di diventare straricchi, sì. Vabbè, sono stato più vicino io. Yeah, ho vinto. Cosa hai vinto? Un allora, melone. Vai a vedere anche i potenziamenti. Ma che melone, vai a vedere i potenziamenti. Aspetta, mettiamo a rifare le farm di tutto, che sennò col cavolo che li sfamiamo. Aspetta, ci sono dei mango più verdi, hai notato? No, credo che siano semplicemente scaduti. Scaduti? Sì, vedi? Scadono? Sì. Si distruggono. Oh mio Dio, non sapevo che scadessero. Non che abbiamo il frigo. Fanno male. Ok, direi che ci fermiamo così. Allora, abbiamo di nuovo 2000 soldi. Ci siamo potenziati tantissimo.
Direi che il prossimo episodio con i Red Slime ce li portiamo a casa. Ma tranquilli. Ma tutti i tipi, tutti. Mi hanno fatto arrabbiare, non è giusto che siamo morti, quindi dobbiamo tornare, esplorare meglio e catturare tutto. Chissà quanto sarà ancora grande la zona, perché in effetti... Era enorme, c'erano anche posti che ancora non abbiamo visto. Esatto. Perché io ho visto altre stradine che non abbiamo preso. Cioè io pensavo fosse una patch piccola, invece è enorme. E poi magari andando a mangiare a quelli grandi che abbiamo trovato, magari ci aprono altre strade, dato che comunque non ci sono più chiavi utili, perché le zone sono queste. Esatto. Quindi magari c'è qualcos'altro di misterioso anche sotto quel punto di vista. Beh ragazzi, il video finisce così. Se vi è piaciuto lasciateci un bel like. E se è la prima volta che vedete un nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao ciao.